Ciao a tutti, benvenuti al Salone Internazionale del Libro 2019. Sono qui allo stand del CSU e qui con me oggi ho lo scrittore Stefano Cafaggi, che ci parlerà del suo ultimo libro intitolato Lontani per sempre. Scusami. Ciao, okay. Grazie per l'intervista. Che, a sorpresa, infatti, sono qui che sembro appena alzato dal letto. Sono avessi sbarbato il pettinato. Non ti preoccupare. Allora, lo so, quindi. È uscito un'altra libro... bellezza a questo punto. È rovinata per sempre. Lo ripeto, Lontani per sempre. Sì. Vuoi parlarci di che cosa racconta? Certo, parlerò di questo. Allora, Lontani per sempre è la storia di un ragazzino di 13 anni che nell'estate del 1983 cambia casa con i genitori e si ritrova in un paese del nord Italia completamente deserto, tipico paese piccolo, desolato, dove perché in agosto nel nord Italia è sempre tutto chiuso, non c'è nulla. E si trova a girare per questo paesino in bicicletta, perché è un altro mezzo di locomozione, di trasporto. E lo fa in un'estate torrida, come era stata quella del 1983, che è un anno così, a mio avviso, di svolta, l'ho scelto a caso per molti versi. È l'anno dove a luglio giura il primo governo Craxi, il primo governo di centro-sinistra. È l'anno dove della Thatcher anche, delle tensioni a livello di scontri sindacali che segnarono un'intera epoca. Sono gli anni di Reagan, gli anni in cui comincia la parabola della Mosca. Sono 83 in alto, tra l'altro la scatinati in guerra. Quanto tempo mi rimane? Posso finire? Ok, perfetto, grazie mille Stefano, noi ti ringraziamo del blog Conosher e grazie a tutti. Grazie a voi, prossima volta fatemelo sapere.